La rubrica che la città metropolitana dedica ai restauri d'arte questa settimana fa tappa a Bruino, alla scoperta della chiesa parrocchiale dedicata al patrono San Martino, vescovo di Tours. L'edificio risale al XVI secolo, anche se non è semplice individuarne lo stile architettonico frutto di numerosi rimaneggiamenti nel corso del tempo. Fu Carlo della Rovere, conte di Bruino, a far demolire nel 1594 l'ormai fatiscente edificio medievale e a far edificare l'attuale chiesa, così come testimonia la lapide murata all'interno della stessa. Il restauro della chiesa San Martino Vescovo di Bruino, chiesa parrocchiale, è stato pensato e voluto dalla comunità nel 2016. Si è iniziato a elaborare il progetto perché in quell'anno cadeva il 17° centenario della nascita di San Martino di Tours, il patrono nato nel 316. È stata quindi l'occasione per noi di pensare a quest'opera di restauro conservativo che partiva da una necessità, quella delle infiltrazioni copiose dal tetto che quindi danneggiavano la chiesa e le decorazioni interne, ma è stata appunto l'occasione per pensare a un restauro globale. E infatti dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni, soprattutto nel rapporto con la soprintendenza, abbiamo iniziato dividendo il lavoro in due lotti. Il primo tra il 2018 e il 2019, che ha coinvolto le parti esterne, e cioè il rifacimento delle coperture e del restauro delle facciate. E facendo questo restauro si è tenuto conto, ecco, delle indagini fatte, stratigrafiche, che hanno consentito di poter individuare il colore più antico. Si è tenuto conto anche, facendo l'esterno, cosa che all'inizio non prevista, del restauro anche del campanile, che non è coevo alla chiesa, ma che appunto ovviamente sta nel suo insieme. E poi nel 2020 e 21 è toccato all'interni, dove si sono restaurate tutte le parti decorative, gli altari, ed è stato soprattutto rifatto l'impianto elettrico e di illuminazione. C'era bisogno, perché questa illuminazione valorizza molto la chiesa, e anche l'impianto di riscaldamento e l'impianto acustico. Quindi si è voluto fare proprio un restauro globale. Rimangono ancora da restaurare le due pale, una di un altare laterale, il transito di San Giuseppe, e la pala d'altare qui dietro del San Martino che resuscita un bambino, e queste sono previste per i prossimi anni, non appena vi saranno trovati i fondi necessari. Rimarrà poi appunto la parte, diciamo così, dei mobili, e cioè dei banchi soprattutto. Abbiamo quindi nel complesso voluto compiere questo restauro che restituisce la chiesa anzitutto in sicurezza per appunto l'uso liturgico, ma soprattutto coinvolgendo anche le fondazioni, l'8 per 1000, l'amministrazione comunale e appunto le offerte che i fedeli fanno nell'occasione del restauro. Abbiamo potuto affrontare una spesa ingente che però, ecco, ha dato il risultato di una chiesa riportata al suo originale splendore, e nello stesso tempo diventa una testimonianza di fede, ma anche, ecco, una conservazione adeguata di un patrimonio storico-artistico importante.